trovavano i partigiani, i resistenti, trovavano appoggio in una larga fetta di popolazione che offriva riparo, offriva vestiti, offriva cibo, offriva, insomma, offriva appoggio, assistenza ai partigiani. Senza questa assistenza non si sarebbe mai potuto verificare la lotta di liberazione, ma è qualcosa che comincia soltanto nel 43. E quelle persone che hanno voltato le spalle al regime erano in gran parte le stesse che si riversavano nelle piazze a osannare il Duce. E allora la grande domanda è: com'è possibile che soltanto così tardi l'Italia si sia accorta? E soprattutto, ma chi è che ha cominciato a resistere quando ancora il regime era agli albori? Noi parliamo di una resistenza che non è limitata, perché quella delle Aquile Randagie è stata una resistenza che ha avuto anche a che fare negli ultimi due anni, è entrata in contatto, diciamo così, con la resistenza partigiana. Ma la cosa che è importante sottolineare è che questa resistenza è iniziata nel 1928. Le Aquile Randagie sentono che lo spirito di servizio le chiama ad aiutare i deboli e i perseguitati. Con un gruppo di parroci ed elementi della FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, creano l'OSCA, una sigla ancora oggi misteriosa, ma che ha il vantaggio di sembrare un semplice nome. La realtà è molto diversa. Le Aquile mettono a frutto la conoscenza dei sentieri che portano verso il confine ibertico. Oscar è un'organizzazione complessa che rapisce dagli ospedali persone arrestate, trafuga armi e sostiene agenti segreti alleati. In 20 mesi di occupazione tedesca, questi ragazzi coraggiosi fanno fuggire in Svizzera 2.166 ebrei, remitenti e ricercati politici. Anche Indro Montanelli viene messo in salvo.